sono arrivato in Giamaica la prima volta in vacanza con degli amici, arrivavo da Londra e soggiornavamo in questa casettina in legno qua dietro praticamente, un posto magico, molto interessante, poi tranquillità, no? Come vedete qua il posto è molto tranquillo, libertà e semplicità. Ci è voluto un attimo, però dai, sono persone simpatiche, ridono, scherzano su tutto, un po' più chiuse forse, visto che inglesi, no? Però dopo un po' si impara la loro lingua, ci si integra, via. Beh, integrarsi con i giamaicani non è stato difficile perché mi piaceva la Giamaica, quindi mi piaceva moltissimo vivere qua, mi piaceva tutto quello che era Giamaica. Ci è voluto un attimo con la lingua perché non è uguale all'inglese, però no problem, no? Now the sun is in my eyes and you know I'm feeling fine. Take me to Jamaica now. Per me la Giamaica è mistica, libertà, semplicità. La cosa che mi colpì di più la prima volta che venni in Giamaica fu sicuramente vedere, io stavo qua all'interno, quindi vedere queste persone povere, senza niente, una casetta piccolina, magari in 10 che dormivano tutti insieme, però tutti al mattino si svegliavano col sorriso sulle labbra. Cosa che da noi in Europa, nel mondo occidentale, è veramente difficile adesso, no? Diversi anni che ero in qua in Giamaica, l'esperienza che avevo vissuto, perché comunque vivevo in questa casettina in legno, mi venne questa idea di creare il primo agriturismo giamaicano, quindi di mettere quello che è un po' la cultura nostra insieme a quella giamaicana e fare un cocktail, no? Yeah. Io quando venni in Giamaica la prima volta, l'esperienza più grossa era stata vivere con la gente, quindi quello che cerco di proporre con l'agriturismo è vivere con la gente all'interno di un villaggio giamaicano, quindi vivere più la vita giamaicana e non quella degli hotel che tutti possono provare a Negril, e proponendo così in maniera diversa la Giamaica. Quindi quello che proponiamo noi con l'agriturismo è tutti i giorni un pulmino che accompagna una spiaggia diversa, dove quindi dai, non sono le classiche spiagge attrezzate degli hotel, sono spiagge più semplici col barettino piccolino, quattro giamaicani, molto più belle, no? Con meno gente, non turistiche, quindi proporre questo tutti i giorni, quindi per assaporare anche quello che è la cucina loro, perché in questi loro barettini si può mangiare alla giamaicana. Dando poi invece qua l'agriturismo, colazione e cena fatte un po' più all'italiana, sempre con il tocco, cioè la giamaicana ma col tocco italiano, diciamo, no? Che è pericolosa quanto può essere pericolosa qualsiasi altro paese, ok? Lo diventa pericoloso se tu sei pericoloso, perché se te la cerchi diventa pericolosissima.
ci sono posti pericolosi a Milano, Roma, Torino e in Giamaica. Sicuramente chi viene in vacanza, mi auguro, non venga per cercare questi posti, ma per vedere la natura, il mare, le spiagge e venire da Fabio. L'agriturismo da Fabio è praticamente una struttura di 8 camere con la piscina, c'è tutta la vista mare, quindi si vede tutta la baia di Negril. Siamo all'interno però a 3 minuti dalla spiaggia in macchina e noi offriamo quindi camere per nottamento, compreso con la colazione e la cena. Poi tutti i giorni, diciamo prima, con un pulmino accompagniamo la gente sulla spiaggia a vedere tutte queste spiagge diverse. Alla sera andremo a uno di questi party reggae, perché vabbè, Negril è famosa per essere la capitale del casual in Giamaica, no? Quindi un party reggae sulla spiaggia è da fare. Poi andremo a visitare il Rick's Café, che è questo locale famosissimo sulla spiaggia dove si può vedere il tramonto, quindi i tuffatori locali che si gettano dagli scogli, e andremo anche a farci lo snorkeling per scoprire questo stupendo mare caraibico. Per venire a trovarmi qua al Da Fabio è semplicissimo. Allora, basta o rivolgervi alla vostra agenzia di viaggi di fiducia e con Prestour mi troverete sul loro catalogo. Oppure, se volete farlo direttamente, basta andare su internet www.dafabio.net e lì potete interagire con me. Vi posso organizzare tutto, dal viaggio aereo, il soggiorno, i trasferimenti, come se fossimo un piccolo tour operator, ok? Con l'esperienza maturata in questi anni, visto che io lavoro anche con, sono responsabile di un tour operator italiano qua in Giamaica. Non mi resta che salutarvi e invitarvi tutti al Da Fabio. Venite a trovarmi se volete una vacanza relax in sintonia con la Giamaica.